Buon salve, bentornati a Donkey Kong Country Tropical Freeze. Oggi siamo al secondo mondo, che forse il mio preferito. Non lo so, magari cambierò idea durante sto let's play oppure non ricordo bene, ma comunque adoro alcuni livelli di sto mondo tipo questo. Soprattutto questo perché ha la best musica. Ok, no, in realtà lo sapete, no, le best musiche sono tutte, quindi non c'è nessuna migliore musica, penso. Però questa è particolarmente bella. Ci sta con l'atmosfera, come potete vedere, già abbiamo qua qualcosa, cioè là dietro, solo che, boh, ci prendiamo Dixie e abbiamo risolto tutto. Non lo so, adoro questa ambientazione, poi con la musica ci sta benissimo. Bonus! Quindi sì, i bonus non si possono rifare senza suicidarsi. Peccato. Ma vabbè, pazienza, ci sta in fondo. No, non ci sta un cavolo, scherzo. È un'infamia. Un'aggiunta piccolissima che non sarebbe costata niente. Ma pazienza, la vita è ingiusta tanto, quindi. Ah, ok, io sono andato fin lì a prendere Dixie. vabbè. Niente, sta ambientazione era quella che aspettavo di più da prima del lancio, che si vedeva in alcuni trailer e gameplay. Troppo bella. Questi qua richiedono tre colpi. Ma c'è il soffio in sto gioco? No, perché? Boh, non c'è? Ah, ok, devo fare così. Effettivamente il soffio era una cosa stupidissima su Returns. Ma molto stupida. L'avessero messo col microfono qua sarebbe stato uno sclero, perché il Pro Controller non ha il microfono. Anche meglio così, va, che non l'hanno messo. Vabbè, dai, proseguiamo. Oh, ecco. Muori male, bravo. Oh, saltato questo. Sì, penso di fare tre livelli a parte, anche se non so se ci arriverò. Non voglio fare parti più lunghe di 37 minuti, così a caso. Boh. In realtà, sapete, non sto contando il tempo, Perché, boh, perché non lo sto contando e basta. Conto i livelli e, boh, poi si vedrà. Ci è mancato poco. Aspettiamo che gira, così magari c'è qualcosa in alto che ho mancato. No, solo quel palloncino alla fine. Ok. Sì, poi penso che tornerò con Pagal. Anche se è da cheater, però pazienza. Ah, si fermano i mulini. Buono a sapersi. Qua dobbiamo prenderli tutti, sì. Dovremmo cavarcela. Dixie, ok. Nessun puzzle? No. Oh, che palle. Ricordavo di sì. Quell'albero ha uno strano simbolo, una strana rientranza, o sono io? Ok, siccome sei inutile, Diddy. Peccato che adesso mi sostituisce Dixie. Uffa. E vabbè, almeno abbiamo questo pezzo di puzzle. Qualcosa mi dice che là c'è qualcosa, però effettivamente non è una grande idea buttarsi a caso, eh. Ma allo stesso tempo,
come posso non farlo? Devo farlo. Ok, dai, là c'è un puzzle, sì, sì. Però là, cosa ci sarà mai? C'è qualcosa o non c'è qualcosa? C'è solo un modo per scoprirlo! Che poi uno si aspetterebbe un indizio. No! Io per forza mi ci dovevo buttare perché... Capito? Sempre meglio che ricominciare il livello. Voglio dire, ho 10.000 palloncini. Alla fine che importa? Pezzo di puzzle l'ho preso, in teoria sì, perché si memorizza. Se ricordo bene. Yup. Ok. Ah, c'è un altro tizio che si può prendere qua, ma più che altro penso che sia per questo. Certo, sarebbe bello che si potessero, tipo, comprare le monete con le banane. Perché tutte queste banane, vite, non mi servono a nulla. Pure io le piglio così. Ho già un sacco di vite. È inutile stare a prendere banane o palloncini. E vabbè. Ok, là c'è qualcosa, sì. Bonus. Ma alla fine l'avete creato The Gamer Dani Vevo. Per chi non lo sa, è nello streaming di delle tre. Mi sono messo a cantare, mi pare. comunque volevo fare Sing Party, se annunciavano Modern 3, ma non l'hanno annunciato, quindi siete salvi per ora. Quando annunceranno Modern 3 giocherò davvero a Sing Party, poi farò streaming di Modern 3. Sapete, in realtà mi piacerebbe fare un let's stream di Modern 3 o Modern 4, quando escono. Penso lo farò. Chissà quale uscirà prima. Modern 3 in occidente o Modern 4? Secondo me esce prima Modern 4. Solo che ho saltato una banana. E vabbè, ora avrò la possibilità di riprenderla, evidentemente. Mister mi scrive, io sto registrando Tropical Freeze. Ma che cacchio? Sto registrando Tropical Freeze. Saluta YouTube. Oh, I did it! E non c'è un dannato pezzo di puzzle come premio? Ho perso tempo? Ho perso tempo? You kidding me? You kidding me? You fucking kidding me? Ma dai! Ci doveva essere! Però qua c'è, sì, qua c'è. Eccolo. 7. Guarda che rimarrò ad 8 e dovrò esplorarmi tutto soltanto per un pezzo. Sicuro come la morte. Ecco, come la mia morte. Manco uno può aspettare 2 secondi che cade tutto. Ok, sono qua e là c'è un pezzo di puzzle sicuro come la morte. No, 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 che dico, non c'è niente, no. Però qua ci deve essere qualcosa, dai. No, non scendo, non scendo. Boh.
No? Non c'è niente? Non c'è niente. No, salta! E se là c'era qualcosa? Fuck it. Non lo so. Niente. Ora però so che c'è un pezzo di puzzle a tempo, sicuro. Da queste parti, forse. Sì, è là. Vai! Oddio, 8 su 9. 8 su 9. Why? 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 Niente. Capita. Già. 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 Pagal per un solo pezzo. Ma col cavolo, ci rivediamo fra poco, sì. Eh sì. Ok. Ecco, ho scoperto il trucco. Eccolo il trucco. Guarda, guarda. E poi non dovrei prendere tutte le banane. Ecco le conseguenze. Che palle dover rifinire il livello. Non può essere come su Mario World che puoi uscire subito. No, eh. Speedrun? C'è uno speedrun! Guardalo il pro! So? Il nabazzo? Nove! 999. È un segno. 9, 9 là sul coso. 9 su 9, 999. Confirmed. Come let's play. Ma anche no. Ho già finito due volte. Poi esce pure il port Steam e lo fino una terza volta. Magari ci faccio il let's play sul port Steam, ma non credo. Sulla port, perché lo dico maschile. Comunque, eccoci su Vertigini in beta. Cioè noi in realtà non ci siamo ancora, però ci saremo fra pochissimo. Dopo il caricamento. Magari. Forse. ...24 minuti un solo livello, Cioè, saranno abbassati tipo 12. Ah, questo livello pure è uno spettacolo. Mi ricorda Skyward Sword per le zucche. Là ci vuole Rambi. Oh, spoiler! Vabbè, dai, c'è pure il simbolo di Rambi. Se non è Rambi quello... Eccolo qui, il nostro eroe. Può pure distruggere le spine. 7 puzzle, dai, questo non dovrebbe essere terribile. Oh, possiamo pure fluttuare, però pochissimo. Quindi forse è meglio Diddy. In questo caso, sorry, devo prendere questo. Inutile, però, vabbè, bisognava dare un'occhiata. Ok. Oddio. Scherzi? Scherzi? Beh, magari senza Rambi. No! Che schifo! Cioè, ma dai! Magari tu, mutandone? Ok, forse ho un'idea. Ho un'idea, sì sì. No! No, non ho più un'idea! Mutandone, please! Mutandone. 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 Addio universo. Ok. Ora si ragiona. Là c'è qualcosa, sì sì. Chiaro. Ed evidente. Vostro onore. E dov'è Rambi? He's dead. And he's not coming back. Magari è... Boh. Chissà dove finisce durante il bonus. E rieccolo. È tornato. A caso. Troppi palloncini, eh. Pare che il massimo era 99. Possiamo distruggere questi, di che ricordo. Sì, sì.
Sì, qua possiamo dare una controllata dato che possiamo distruggere le spine. Tu muori, bravo. Ecco, ok. Qua c'era qualcosa, meno male. Ottimo! No, 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 sì, mi pareva che stavano per cadere. Poi non potevo più prendere il puzzle. Qua che c'è? Notare che qui spunta Rambi. Ciao Rambi. Sta tossendo, sbaglio. Cosa fa? Soffre. Boh. Sono già a 3 puzzle. Ottimo. Forse non è il caso di fare il vandalo e distruggere strutture. E infatti, perché la campana ha sto effetto. Però magari poi la distruggo perché sono vandalo dentro. Oh. Ok. Banana. Qua c'è niente perché vedo una crepa. Tu nel frattempo crepa. L'avete capita? Sta strana struttura mi stranisce, devo ammettere. Ma non posso entrarci mica, non è Kirby. Su Kirby ci sono un sacco di strane strutture e ci entri e trovi robe tipo l'abilità di Smash. Spoiler di un futuro Let's Play! Oddio, ho spoilerato il futuro Let's Play! Forse. Boh. Già, forse. Puzzle, ok. Non è una buona idea romperli subito. Però noi li rompiamo lo stesso dopo, no? Notare quella strana statua. Si sta aprendo, oddio. È sicuro proseguire? Sì. Oddio. Oddio, voglio quelle cose. Ecco. Rambi, no, why you do this? No, 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 no. Ok, corriamo, corriamo, corriamo. Alrighty. Ottimo. Enne. Ci è mancato poco. Un altro puzzle! Mamma mia, oggi proprio si domina. Devo tornare indietro, non posso! E infatti. Ok, abbiamo Rambi di nuovo almeno, eh. Oh! Made it! Incredibile! Certo, ora se manco la G è davvero ironico. Ma non dovrebbe succedere. In teoria, in pratica succederà. No, dai. Perché dovrebbe? Perché dovrebbe? Voglio dire, no? Uno, due, vorrei stare con voi però. Ah, Rambi li uccide subito, a quanto pare. Corriamo, corriamo, abbiamo tutto! Forse quasi tutto, perché potrebbe esserci un'uscita segreta qua, se non erro. No, già stavo iniziando a premere X e Y. Land si è lamentato che dico Y. E non lo so, sono io o molti dicono Y? Tipo, noi allo scientifico diciamo Y. Così, sondaggio, vedete Y o Y? A me suona più corretto Y, ma sarà la forza dell'abitudine, no? Eh sì, c'è l'uscita segreta a 10 dollari che c'è. A meno che non è la K, quella. Potrebbe. Potrebbe sì, potrebbe. Sì, è la K, dai, per forza. Mi ricordo che c'ero stato 2 anni fa a cercare l'uscita segreta, ma se è la K, almeno sì, perché c'è il quadrato sotto. Corni canterini, corni canterini, facciamo corni canterini e dopo basta. Horn top bop, mi pare che si chiami in inglese. O bop top, no, forse top bop. Boh. Eccoci qua. Niente. Banana. Che poi quando c'è la singola banana ho capito che c'è il cuore. E finalmente l'ho capito, eh. Sì, non c'è bisogno, proprio. Modestia a parte.
chi pigliamo oggi? Cranky? Oggi? Beh, adesso. Abbiamo usato tutti oggi. Tranne Cranky, quindi prendiamo Cranky. Già ho visto la Kay. Eccola qua. Oddio. Mi stavo già spaventando. Qua quanti ce n'è? 5. Ah, ok, ok. Buono. Suppongo. Forse era meglio Dixie. Però Cranky è figo. Poi ci sono le spine in certi punti qua. Ok. Andiamo qua sopra. Ok. Sì, troppo bella sta cosa che i gufi soffiano. Bella bella. Già. Questi piccoli tocchi rendono sto gioco un capolavoro. Non scherzo, cioè. È il perfetto esempio di platformer 2D, divertente, non troppo frustrante. Povero Cranky. C'era il cuore là sotto. Ma dai. Ma non ti senti schifoso, tizio? Coso strano, tipo specie di maiale deformato. Riprendiamo il nostro vecchiaccio, va? Prendiamo un suo clone. Tanto la famiglia di Kay ha i cloni, no? Oppure hanno davvero così tanti nonni? Che là sopra c'è qualcosa, come on. Soffia, soffia! Bravo. Niente. Niente. Ok. Sì, probabilmente... sì, l'ho notato anche nella parte precedente, quella ancora. Forse col Pro Controller sentite il rumore dei tasti. Ma... non importa. Sì, perché è molto usato. Normale. Non ci posso fare niente. Zero. Zero. Perché zero? Non lo so, mi veniva di dire zero. No, non le prendo, mi scoccio. Uno, due e tre. Là c'è qualcosa. Bonus. Cranky è contento perché vede tutte ste banane, poi i soldi, no? Cranky. Già. Sì, è peccato che i bonus sono sempre tutti uguali, Ma alla fine che importa? Sono facili. boh. Cosa c'è là? È un picchio. Wow. niente, ok. Oh, moneta? Quindi mi devo aspettare un qualcosa di... Oddio no! Oddio no. Ok. Ci sono le spine là sopra. Ok. Ok, ora mi manca soltanto questo. Ho preso tutto, ok, non mi hanno dato niente. Però là sopra sembra esserci qualcosa, o sbaglio, sono morto, bene. Io e la mia curiosità. Qua non muoio, vero? No. Non credo, perlomeno. Questo livello mi ricorda Disney Magical Quest, starring Mickey Mouse, quel gioco di cui ho fatto il long play per ste foglie. Così nostalgico che sceglie un gioco così vecchio quando praticamente un sacco di giochi hanno le foglie. C'è niente là sopra, no? Non credo perlomeno. Sì, volevo quella banana a tutti i costi. No, sembra pensare male questi.
Sì, stavo per dire, c'è qualcosa là? No, dai, non c'è niente là. Facciamo finta che non ci sia niente. Però effettivamente vedo banane che cadono. Non è che se raccolgo tutte. No, ce n'era solo una. Almeno di che ho visto. Possiamo proseguire, dai. Sono a 3. Dai, dovrei cavarmela, eh. Cioè, sono morti così, spudoratamente. I programmatori hanno fatto sì che morissero, senza manco dare al giocatore la possibilità di decidere la loro sorte. E questo non è Undertale. Niente, non me li vogliono dare sti puzzle. Sono così protettivi questi qua contro con i puzzle. Oh, eccolo, come non detto. Escilo, ok. Buono. Facciamoli fuori tutti perché sì. Facciamo la genocide di Tropical Freeze. Mi piace Undertale. Quando mi lamento che mi chiedete di farne le spray è appunto perché per questo, perché è troppo. Troppo. È ovunque sto gioco, mi dà fastidio sta cosa. Perché devo fare il let's play se già l'hanno fatto in 10.742? Però è un bel gioco. La fanbase è un po' così così, però è un bel gioco. La fanbase non c'entra niente alla fine, dai. Ok, preso tutto. Voglio morire. Right now, please. No. No, 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 no. No, no, stop it. Stop it. Voglio morire, please. Non c'è manco il tempo limite per morire su sto gioco. È pazzesco. Dai. Fammi morire in pace. No. Un pezzo di pazzo soltanto. Uno! Devo ricominciare. Quanto pare dovremmo rimandare i saluti. Già. Cos'è intanto? Falegnameria fantasma. Oddio, bella questa. Già. Ma la prossima volta. Non di nuovo. Ok. Cioè, ora che non voglio morire, muoio. Sospiro di sollievo. We made it. Più o meno senza feriti. Già. Ok. Sì, spero che questa parte vi sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima con Sawmill Trill, il nome inglese di questo livello, perché i nomi italiani sono troppo mainstream. E buona toilet. Buona toilet, non lo so. Sì, magari c'è qualcuno che sta guardando il video in bagno ed è anche appropriato, però non tutti. Quindi bye bye e basta, sì. No! Una dannata! Oh no, no! No! Ok, questa è la volta buona. 1, 2, 3, 4, 5, 10.742. Chissà quante banane ci sono in quel casco. L'ho saltata. Fuck no. Preciso. Perfetto. Dai, no!
Ok, allora. No! Dillo che sto perdendo tempo di nuovo. Yes! Come? Perché? Ok, no. Ma sì, skippiamo tutto. Oi! No, non di nuovo. Ok, dai, di nuovo. Sì, certo. Ho fatto canestro, ma neanche.